Parco giochi spazzato via dalla furia dell'acqua, il chiosco di frutta andato completamente distrutto, case, cantine e strade allagate, interrotta l'energia elettrica e alcune abitazioni sarebbero isolate. Anche a Rivergaro l'esondazione del Trebbia ha provocato ingenti danni. La situazione è caotica, volontari e cittadini stanno lavorando per gestire l'emergenza. Siamo stati allertati questa notte dalla prefettura, a questo punto poi dalla protezione civile, siamo attivati con tutte le forze che avevamo a disposizione. Purtroppo credo che un evento di questa natura, io non ho una grande memoria storica, però parlando anche con persone anziane, dicevano stamattina, non si è mai visto. Nella notte, con il coordinamento della protezione civile, sono stati adottati quelli che sono gli strumenti previsti anche dalla regione, quindi il montaggio delle paratie. Purtroppo questo non è stato sufficiente perché l'acqua aveva una portata probabilmente senza controllo, però devo ringraziare comunque l'attivazione molto puntuale da parte della protezione civile, del coordinatore Alfio Rabeschi, che ha mobilitato tutto il personale, quindi è arrivata anche la nostra pubblica, i volontari del gruppo di Sandro Maloberti, quindi ma poi anche le persone stanno attivando, e anche il responsabile degli operai del comune, che si è subito attivato questa notte a essere presente qua sul posto. La situazione è disastrosa, siamo disperati, ha detto anche Giancarlo Castellani, presidente della Proloco Tramballando. Una parte del tendone allestito all'esterno della struttura è crollato, i frigoriferi sono fuori uso, ha spiegato Castellani, e l'acqua ha completamente invaso la sede dell'associazione.